bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo Nails Vale haul, ossia un video dove vi faccio vedere cose di unghie. Ovviamente, se è la prima volta che passate da queste parti, ve lo spiego. Prodotti che una ditta in questo caso mi ha mandato e altri che ho acquistato io in giro per il web. Allora, cominciamo subito con Madame Glam e la nuova linea dei Metallic, che è qualcosa di molto molto carino. Ho girato il video dove ho usato questi tre colori che mi hanno mandato di Metallic e non so se caricherò prima questo video haul o il video delle unghie dove le faccio. Comunque vi spiego un attimo al volo. Praticamente loro hanno creato una base silver che è proprio chrome allo stato puro, questa base silver che va applicata sopra alla base per i metallici proprio. Questa è una base che serve a far aderire questo prodotto e poi su questo prodotto possiamo mettere vari colori, ma possiamo lasciarlo anche così. Possiamo lasciarlo anche silver, sigillarlo e basta. E mi hanno mandato questi tre colori, che sono questi che vedete qua. Quello più scuro è il Ruby Red, poi quello viola è il Day Off, questo qui, e poi questo rosato è il Pink Pearls, ed è questo rosa. Allora, io spero che in video si possa apprezzare la questione del chrome, che si veda sotto il chrome, perché non so se la mia telecamera ha abbastanza definizione da poter catturare anche le cose più particolari. Comunque, questi sono tre colori che loro mi hanno mandato, ce ne sono tantissimi altri. Se volete andare a vedere nel sito, nell'info box vi lascio direttamente il link per entrare nel sito e anche il mio codice sconto che vi farà, vi fa, avrà, avrete diritto con quel codice sconto al 30% di sconto sul totale. E quindi questo è l'invio che mi ha fatto Madame Glam per questo mese e io come sempre ringrazio tantissimo. E quando ho visto la presentazione di questi gel ho sperato dentro di me che veramente me li mandassero perché mi sono piaciuti veramente tantissimo. Poi proseguiamo con questo gel foil che ho preso su AliExpress di questa marca che non conosco, non la conoscevo, e comunque se tanto mi dà tanto sono un po' tutti uguali quelli che troviamo su AliExpress e ho voluto provarlo e ho attaccato questo. Dove stiamo? Ho attaccato questo foil, quelli base trasparente, vediamo un po'. Ecco, tipo questi, sempre comprato su AliExpress, questi base trasparente con i fiori che sono molto molto carini e risolvono tantissimi problemi. Cioè, sembra che abbiamo fatto un'opera d'arte, invece abbiamo solo appiccicato il foil sopra. E adesso voglio fare un po' di prove con diversi foil, perché ho preso anche questi che vediamo in giro da sempre, questi foil, e il loro retro è così, in questo modo, perché dovete sapere che il problema, tra virgolette, dei foil non è. Sì, la base è importantissima perché se non abbiamo una base che appiccica, che lascia lo strato di dispersione giusto per permettere al foil che attacca, è un problema. Però, risolto quel problema, un altro problema è il retro dei foil, come sono fatti. E quindi devo fare prove e comparare vari. Questi sono è lunghissimo. Queste box le vendono già complete così, con questi colori, non è che uno può scegliere, ti compri la box e ti viene quello che c'è nella box. Quindi ho preso questi che sono tipo
tipo pizzo, e l'ho provato questo già su questa base qui, ha aderito abbastanza bene, ma non è venuto via il disegno completo. Ora, cosa ho notato io però? Che le nostre unghie, quando sono le nostre unghie sul dito, sono molto bombate, magari molto strette, e quindi il foil fa fatica ad aderire alla perfezione all'unghia. Non so se mi sto spiegando. Invece la tip è un po' più, non avendo molta curva C, è un po' più piatta, e quindi giustamente quello che ci metti sopra fa meno fatica ad aderire. Non so se mi sto spiegando, spero che sia riuscita a farmi capire quello che intendo. Però voglio fare un po' di prove, e sia con questo, insomma, voglio provare vari foil su tutti e due i gel foil che ho. Perché dico tutti e due? Perché nella disperazione che non mi stava arrivando questo, ho comprato quello di Passione Unghie. Scusate che cerco di mettere via sto coso. Dicevo, ho comprato quello di Passione Unghie, e l'ho pagato giustamente 12 euro in confronto a 1,60 euro forse di questo qua, e poi sono arrivati tutti e due lo stesso giorno. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. E insieme a questo qua ho preso anche quest'altro foil, così poi passiamo direttamente a Passione Unghie. Intanto vi faccio vedere, finisco con AliExpress e passiamo poi a Passione. Ho comprato, ma questo non l'ho aperto, non ho visto bene di che si tratta. Ah, questo è, ah, sono 3, 1, 2, 3 o 4 disegni. Comunque, questo neri così non li ho mai provati, e il retro di questi è particolare, perché praticamente io credo che quando tu lo vai a mettere sull'unghia ti lascia anche lo sfondo nero. Va bene, proveremo anche questo. E quindi adesso non li metto via, se non ci sto 3 ore. E quindi dicevo, sono entrata sul sito di Passione perché volevo avere un gel foil per cominciare ad attaccare questi foil che avevo preso, e quindi l'ho comprato. Ovviamente mi sembrava stupido, cioè non poteva essere che io entrassi per comprare solo questo e pagassi le spese di spedizione solo per questo. Sono entrata nella sezione offerte, perché non mi va di pagare il prezzo intero, sinceramente, ma non perché non li valgano, perché è sempre lo stesso discorso, ho talmente tante cose che proprio comprare a prezzo intero non mi piange il cuore. E quindi c'erano questi semipermanenti in offerta, ho fatto una scelta e ho preso questi qua. Allora, adesso li stendiamo insieme, così li devo ancora stendere, così vediamo. Allora, quando una cosa che mi è venuta da pensare, questi sono i colori. Quando ho visto questo ho detto, madonna, ma che strano che ho preso un colore, un fucsia, insomma ne ho tanti, come mai l'ho preso? E invece poi vado ad aprire e Titanic è blu notte, blu mare, blu, ecco, insomma non ho capito perché qui l'etichetta del Titanic è fucsia. Boh, forse sta in offerta proprio perché magari si sono sbagliati con l'etichetta, e quando finiranno le scorte metteranno l'etichetta giusta, non lo so. Vabbè, insomma, così, questa è una cavolata, così che. E poi ho preso uno di questi glitter in polvere, vabbè, sì, glitter sono in polvere, con il beccuccio, che non l'avevo mai provato, e vabbè, insomma, niente di che, normale glitter di tutta la vita. Li vedo molto grandi sti glitter, pensavo che fossero più sottili, però vabbè, di glitter sembra che non ne abbiamo mai abbastanza. E poi va bene, loro ti mandano sempre un omaggino che fa molto piacere, questo colore mi piace. Questi invece sono sottili, sono più sottili rispetto a quelli là, e va bene, metteremo anche lui insieme nel cassetto dei glitter.
Adesso andiamo a stendere questi, mi si stava aprendo benissimo. Andiamo a stendere questi colori. Allora, il gel foil al volo l'ho messo su questa unghietta qua con lo stesso foil, questo con la base trasparente con i fiori. C'è un sacco di luce, vediamo se levo un po' di luce. Metti a fuoco, ok. E ce l'ho addosso da 4 giorni circa e non si è sollevato, non si è sollevato qui nei bordi, non si è sollevato in punta e insomma per ora li sto testando e come vi ho detto credo che farò un video di comparazione su come funzionano i foil su questi gel foil, perché il problema, una volta, ripeto, una volta risolto il problema che il gel foil attacca, lascia la dispersione giusta, il problema poi sono i foil. Non ho comprato quelli di Passione Unghie e sinceramente io non voglio stare costretta ad usare un prodotto con un altro prodotto, voi lo sapete se mi seguite come la penso, e quindi non ho comprato neanche un foil di Passione Unghie, userò quello che ho e ne ho abbastanza da poter fare un po' di paragoni. Quindi fatemi sapere se vi interessa questa cosa qui. E vi invito anche a seguirmi su Instagram, vi lascio il mio nome, l'account qui sulla schermata, perché magari nelle stories vi do aggiornamenti e magari ne parliamo un po' insieme. Allora, adesso andiamo a stendere questi colorini qua e vediamo un po' come sono, perché li ho solo aperti per guardarli, ma non ho... Allora, eccoli qua, papaya flash, bellissimo, bellissimo, pienissimo, si stende che è una meraviglia, questo veramente bellissimo. Poi abbiamo Mona Lisa, dai, ciccia, metti a fuoco, su, eccolo, Mona Lisa, che è un rosa carne, un nude bellissimo, secondo me anche per il baby boomer può essere molto utile. Poi abbiamo Michelle, questo bordeaux rosso scuro, non è mattone, io perlomeno non lo vedo mattone, perché secondo me il mattone ha un po' di arancio marrone all'interno, questo non lo... Per me, per i miei occhi, non è mattone, mi piace molto. E poi abbiamo Titanic, lui, questo blu, che ha dei glitter finissimissimissimi, che praticamente fa un effetto metallizzato più che glitterato, e anche questo mi piace. Mi sono piaciuti tutti, sono contenta di aver scelto questi colori, soprattutto perché erano in offerta, mi pare a 3,99 se non sbaglio. E sono stata contenta dei miei acquisti.
Ah, mi sono dimenticata anche che ho preso su AliExpress dei glitter, non il barattolini, non il contenitore, ma i glitter in polvere, in bustine. Io li ho travasati perché sto mettendo a posto appunto la mia postazione, eccetera, eccetera. E vi lascio il link dei glitter su AliExpress perché sono molto carini, la quantità è buona, una buona quantità ne arriva e c'è tipo un'offerta. Quindi vi lascio il link dei glitter. E niente, ragazzi, allora, grazie per essere state qui con me. Questo è il mio haul di questo momento, non ho preso tantissime cose, sto cercando di contenermi, vediamo se ci riesco. Allora, fammi sapere se vuoi, fatemi sapere se volete questa comparazione dei foil. E niente, iscrivetevi al canale se siete qui per caso, così non vi perdete le nuove uscite. Regalami il solito like se ti è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!